il centenario della morte di Antonio Santeria. Antonio Santeria è stato fra l'altro consigliere comunale nel 1914 della nostra città e quindi la sua figura, al di là di quella di architetto visionario, è una figura che ha avuto a che fare proprio con il mondo civico, quindi anche con quello che riguarda i rapporti della città e dei cittadini. Ricordo Antonio Santeria perché è ritenuto fra i grandi della terra in ambito culturale, è messo vicino ad Einstein fra le figure che hanno portato nel mondo qualcosa di nuovo, di veramente nuovo e di veramente suggestivo. Antonio Santeria morì in una guerra in cui non decise di andare da volontario, come spesso si dice, ma a cui partecipò comunque nel clima di quegli anni, avendo chiaro il valore di quella che era la patria e la conquista del territorio del nostro paese. Possiamo ricordare quello che c'è scritto sul monumento ai caduti, quando una frase di Santeria, detto praticamente prima di uscire dalla trincea alla testa dei suoi soldati, quando disse, secondo quanto Marinetti ha poi fatto scrivere sul monumento ai caduti, questa sera saremo a Trieste o in paradiso con gli eroi. Ecco, una figura assolutamente interessante da tutti i punti di vista, una figura che merita di essere ricordata, e la ricorderemo in vari modi. Abbiamo iniziato ieri con la camminata con Brunate, oggi con questa commemorazione che abbiamo fatto in Pinacoteca con Alberto Longati e Luciano Caramel. Venerdì il 14 ci sarà la mostra che organizza la Castellini, la Fondazione Castellini, di cui Santeria è stato allievo. Poi a novembre avremo alla Triennale di Milano e alla Pinacoteca Civica una mostra su Santeria, che è una mostra di livello internazionale. A questo seguirà ancora a dicembre un importante convegno organizzato con l'Università di Firenze. In tutta questa operazione sono coinvolti la Soprintendenza di Milano, che coordina l'operazione, la Triennale, l'Università di Firenze, il Museo del Novecento di Firenze, l'Ordine degli Architetti e molti volontari, molti architetti, giovani architetti comaschi che hanno collaborato a questa operazione. Santeria, come dicevo, è una figura simbolo della nostra città e certamente uno dei personaggi della cultura più importanti del nostro secolo, non solo comasco ma internazionale. Mi sembrava giusto questo ricordo perché appunto al di là del suo essere stato consigliere comunale c'è questa rinomanza che Santeria ha dato e darà ancora alla nostra città. Grazie. Grazie Assessore.